Vero e proprio big match di giornata, quello tra Caronnese e Ibra. I piemontesi arrivano al comunale da secondi in classifica, ma consapevoli di dover vincere per tenere il passo del Gozzano. La Caronnese è forte invece di 3 vittorie consecutive. 5 minuti e portieri subito impegnati, Marietta dice no alla conclusione da fuori area di Mercai, mentre dall'altra parte Paolo Guerci è attento alla girata di Capitan Puzzolu in area di rigore dopo azione da corner. La Caronnese c'è, con il solito schema, Michele Calì cerca sul secondo palo Mzughi, ma il terzino manca il colpo di testa da buona posizione. Il Bra risponde colpo su colpo, Cappellupo mette in porta Mercai, ma è attento Marietta in uscita bassa. Successivamente Marchisone, sempre ispirato da Cappellupo, a mettersi in proprio, il tiro dell'esterno d'attacco però non sorprende Marietta, che smanaccia. Il momento del Bra è positivo, stavolta è Cappellupo a mettersi in proprio tentando la soluzione di potenza con la palla che esce di un nulla. Pericoli scampati e Caronnese che passa, Calì con il corpo fa fuori da Cunè, la difesa del Bra è sbilanciata e per Banfi è un gioco da ragazzi trovare il vantaggio, girando in rete l'assist di Calì. Nono gol in campionato per l'attaccante, sempre più leader offensivo della Caronnese. La replica del Bra in un cross velenoso di Saltarelli deviato non senza rischi da Travaglini in corner. Ma i padroni di casa spingono nel finale di tempo, Banfi prima si invola verso l'area avversaria ma è stanco al momento del tiro, poi il numero 7 ha una grande occasione ma sceglie la potenza e il pallone va alto sopra la traversa. Ripresa e Caronnese che ha subito una grande occasione per raddoppiare, Stefano Banfi scatta sul filo del fuorigioco, il numero 7 aspetta l'evolversi dell'azione, Gargiulo ricama il pallone per Calì che sceglie la conclusione a botta sicura sul secondo palo, ma è clamoroso il salvataggio sulla linea di Capitan Toss che nega un gol fatto. Occasione mancata e Caronnese che arretra, il Bra ne approfitta prima con un'azione di sfondamento ma Marietta è bravo di piede a negare il gol a Campagna e anche la girata di Mercai non inquadra la porta. A metà ripresa, la Caronnese resta clamorosamente in 10 uomini, Galletti si becca 2 cartellini gialli in pochi minuti e il Bra prova subito ad approfittarne. Giallorossi che attaccano a testa bassa, ma è clamorosa la chance che manca Mercai che calcia altissimo da 2 passi su invito di Bongiovanni. Gol sbagliato, gol subito. Becerri lavora un pallone sulla sinistra e serve un assist al bacio per Calì, che segna sul secondo palo il 2-0 e si concede la classica esultanza da militare. Quinto gol in campionato e partita praticamente chiusa per i padroni di casa, con Marietta che nel finale nega ancora una volta la gioia del gol a Marchisone. La Caronnese esulta per un'altra prestazione super, mentre il Bra mastica amaro, vedendo il Gozzano scappar via in classifica.